Buonasera a tutti voi ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete potuto capire da qui, da questa carta coperta, siamo in un video in cui vi mostrerò le carte Yu-Gi-Oh! Che posseggo. Qualcuna è più o meno rara, sono poche le ultra rare, però diciamo ne ho di molte particolari da mostrarvi, quindi direi subitissimamente di girare. Partiamo con le carte pendulum. Allora, quelle più rare che sono di quelle pendulum, come vedete dalla controluce, sono queste qui che diciamo oserei dire che sbrilluccicano, però hanno un nome particolare che al momento non vedo. La prima è artista amico percussionilla di 5 livelli, 5 stelle. Poi la seconda è di 4 stelle, è un altro artista amico, però questo qua è fuocolucciola. Un'altra di questa tipologia, sempre di 5 stelle, di un altro artista amico, ed è Occhi diversi, finisce della luce. Ora passiamo a quelle normali, che ad esempio ho questo mago Xianke, un altro artista amico che è di Sciarpaleone di Fuoco. Un Yosenchu Sinchu De, che diciamo è questa qui, non ha chissà quanto, cioè non attacco, ma ha una buona difesa e ha comunque il suo effetto che non è male. Ho un altro Yosenchu Sinchu, però questo, quello era D, questo è S. Un Mayu Senju Daibak, che devo ammettere non è per niente male. Ed infine una, se mette a fuoco il nome, un artista amico, occhi diversi, unicorno. Ok, queste sono le carte pendulum che posseggo. Ora passiamo da quelle altre. Allora, siamo passati da quelle pendulum a quelle magie. E la prima appunto è stella lucente, stella brillante. Poi abbiamo slot dei nostri, attacco incrociato, che la figura poi mi piace anche un sacco, fusione pelliccia spavento. Queste poi rispetto alle altre, ad esempio questa qui è psicocinese, se guardate il, ad esempio guardiamo, torniamo a quella prima, che diciamo lo sbrilluccichio, perdonatemi comunque sempre il termine, sembrano più triangolini, sembrano più stelle, invece questi qui sono leggermente differenti, sono più sul quadrato, più su prismi, per così chiamarli. Quindi psicocinesi, bacchetta del legame, scrittura proibita, fiammata del drago. Questi, diciamo, per esempio, mostro resuscitato, e sono leggermente diversi dalle altre magie perché normalmente hanno il nome scritto in bianco, invece queste, le prossime che vedrete, hanno la scritta in argento, quindi sono argentate. Quindi abbiamo mostro resuscitato, un per uno, arcidemone parabirinto, scambio illuminato che purtroppo qui sull'angolino si è rovinato, giara della dualità. E queste sono simili, diciamo ancora sono differenti rispetto alle altre perché hanno solamente l'immagine all'interno, che sono
che cambia, diciamo che si modifica. Infatti, mettendo contro luce varia leggermente il colore. In questa parte qui, come vedete, questo qui in sotto sembra quasi un arcobaleno. Poi stesso discorso vale per questa, che è fusione cavaliere gemma e distruggi carte. Ah, ovvero anche segnale di fumo di Sciena. Ora passiamo a quelle magia normale. Rinforzi dell'esercito, simboli del dovere. Poi abbiamo scudo magno. Purtroppo non la ho, però quella in cui si cambia solamente il disegno è veramente veramente bella. Spaccatura dimensionale. Scatola magica. Questa risale ai tempi della prima serie, quindi proprio anche ai duelli tra Yuji e Seto Kaiba, quindi è molto molto vecchia come, diciamo, come edizione. Rituale del drago bianco, rimozione del limite, buco nero, spirito combattente, avanzare le carte, guata aggiustatore, fertilizzante miracoloso, offerte del condannato, distruzione schiacciante, recupero veloce, spade mistificatrici, alterazione pendulum, Calice proibito, Tempio dei Sei, Portale dei Sei, questi sono i sei samurai uniti, Dojo di Shien, queste qui dei sei samurai è perché ho acquistato, acquistai quando uscì il deck dei sei samurai con la carta Ixisa annessa, Mostro reincarnato, All'argento, Astuzia dei sei samurai, bacchetta miracolosa e blocca attacco. Eccoci qui nella seconda parte delle carte magie, perché comunque prima sono tante quelle magie che ho, e stessa cosa per le trappole e i mostri, quindi le ho divise. E quindi ora abbiamo un cambio arma, carro armato ingranaggio antico, castello ingranaggio antico, controllo avversario, controllo degli attacchi, corsa avventata, DD campo di battaglia Sargasso, dimensione magica, duplicazione di macchine, emergono le differenze, esplosione di onde soniche, esplosivo ingranaggio antico. Sì, all'epoca ho comprato parecchi pacchetti ingranaggio antico, infatti ho anche fabbrica ingranaggio antico, forza avanzata, gabbia d'acciaio dell'incubo. Questa insieme a spada rivelatrice è una delle carte sempre della prima serie di Yuji Seto Kaiba. Guerriero sopravvissuto, truppe A, Libro magia dei miracoli, Mini coraggio, Nobiluomo dello scambio, Onda bianca e nera, questo è del periodo delle carte Xyz, Pille razzo, Onda esplosiva sincro, che poi questa fa parte della serie dei sincro, quindi di quei pacchetti lì. Ed è allo stesso tempo, diciamo, una delle serie mie preferite. Oltre alla prima, la seconda, seconda posizione, cioè Yu-Gi-Oh! 5 Dis. Onda rilascia vincoli, polimerizzazione, potenziamento sincro, pugno ingranaggio antico, raffica di rottami. Questa qui non ricordo purtroppo da dove viene, mi sembra sempre dai vari pacchetti di ingranaggi antichi, ma non sono sicuro. Nel caso, qui sotto nei commenti fatemelo sapere se lo ricordate.
ragionando, reame sincro, rifornimenti d'emergenza. Questa è una carta molto comoda per riguadagnare life points. Riflettore magico, ricezione Xyz, venti tossici, unità Xyz, turbine, trisprettoro, tifone spaziale mistico, doppia evocazione, pure questa è molto molto comoda perché permette di evocare due volte all'interno dello stesso turno e mi pare che è limitata a due, quindi nei vari deck se ne possono avere massimo due. Sepoltura prematura, spada rivelatrice, stesso discorso per la gabbia di prima. Ricarica, pure questa è comoda perché mentre distruggi carte, abbiamo visto prendere tra le prime carte magia, fa cadere, fa mandare tutte le carte che stanno in mano al cimitero per poi ripescare lo stesso numero. Questa qui le rimette nel deck, si rimescola e si ripescano lo stesso numero di carte, quindi allo stesso modo nel senso, non si vanno a perdere le carte che si hanno in mano. Poi, se uno è il deck che uno ha, che ce ne sono molti che permettono di resuscitare mostri e magie all'interno del cimitero e molto più facilmente rispetto ad altri deck, quindi in quel caso è più comoda l'altra carta. Poi abbiamo Fulmine Boltex, che se non ricordo male questa non è limitata a bensì bandita, quindi non si può tenere all'interno del deck e quindi si può semplicemente tenere la collezione. Schiacciare, potere del mago, tentazione cristallo, strada crash bug ed infine stella protettiva. Ora, finite le carte magie, passiamo a quelle trappola. Quindi partiamo con strumento di infestazione, che questa qui è anche questa particolarità dello sfondo olografico. Poi rituale della danza della luna, miniaturizzare, che anche questa è sempre luccicosa per così dire, mossa segreta Yosenju, messa a punto lucente, perdere di memoria che ha un sviluccio differente rispetto alle altre, muro di disturbo, fantasmi del passato, guardia mirata, coppia cristallo. Oltre capacità, metamorfosi rara, metamorfo, farfalla annegamento, onda Poseidon, deposseduto, colpo con catena, ispirazione, potere telepatico, richiamo artista amico, quindi per le carte artista amico che comunque, quelle tra le pendulum, giusto quelle di artista amico, a parte questa trappola, è utile per, diciamo, quelle carte lì. Volontà sulla materia, spirito indomito per il deck dei pugili indomiti, muro a specchio, maschera di Tutan, e questa è ottima per i deck di tipo zombie, rivalità dei signori della guerra, risucchia mente, rinascita puzzle, riflesso Xyz, reliquia Nordic Levetain, reliquia Nordic Brisingamen, regale Bushin la spada, Re delle macchine 3000 AC, pure questa non è male come carta trappola. Regge di cristallo, piano di Sheehan, Musashi
Musakane Magatama, Mischiara Vendetta Xisa, Micro Raggio, questa anche parecchio rovinata qui su questo punto qui, però allo stesso tempo molto vecchia. Red Raptor Prontezza, Kunai con Catena, anche questa deriva dalla prima serie. Ira Divina, Inversione Xyz, Il ritorno dei sei samurai, Gloria Chimerica, Gaga Scudo, Forma Variabile, Formazione di Fuoco Kaio, Evocazione Innescata, Effetto Xyz, Dispositivo di Fuga Obbligatorio, Dispositivo Antifusione, quindi è utile se si ha un deck a fusione. E perché in questo modo, diciamo, questa arte distrugge un mostro fusione sul scoperto del terreno, quindi sia per quanto riguarda noi, perché se siamo un deck fusione che ci permette di alla sua distruzione ci permette di evocare un altro mostro, quindi utile per quello. Però anche se in quel caso dovrebbe essere utile contro l'avversario, si ha un mostro fusione molto molto potente. Corruzione oscura, controforza, collocazione miracolosa, cerchio incantatore, anche questo fa parte della prima serie. Catena demoniaca, catastrofe perfida, carica designa mostro. La prima volta l'ho vista questo qui, carica designa mostro, diciamo tra la prima sulla seconda stagione della prima serie, quindi sempre dei Yuji e Seto Kaiba, Joy e tutti questi qui, quindi quella serie lì, però sulla stagione, nel senso che Yuji ha vinto già il duello dei è entrato già re dei duelli sull'isola, quindi ha sconfitto Pegasus e diciamo quella parte storia lì già sarà avvenuta. E quindi la prima volta che l'ho visto, se ricordo male, stava nel torneo dei duellanti organizzato da Seto Kaiba, quindi quando appaiono i mostri divinità egizie, quindi diciamo di quell'asso di tempo lì. Voce infedele, boom sonico, aura utopica, attaccati. Spaventa fasse di ferraglia, questa io quando giocavo in competitivo tra amici la usavo parecchio perché è molto molto comoda. I sette attrezzi del bandito, tornado di polvere, buco trappola, ultima offerta, armatura Sagorezzu, anche questa la usavo parecchio, cilindro magico, spada forza di luce, diritto di nascita, ultima spiaggia, teschio di Zoma, tempio dimenticato agli abissi, tecnica spada Bilama, taglio karmico, sincro barriera, struttura del potere, stile 6 doppia arma, inversione di limite, 6 colpi attacco di tuono, ruggito minaccioso, roccaforte della fortezza movente, quindi sempre per il deck ingranaggio antico, se ricordo male, perché questo qui permette di evocare i tre congegni, quindi giallo, rosso e verde, quindi sembra che facciano sempre parte del deck ingranaggio antico, ma non ne sono sicuro. Fatemelo sapere sempre nei commenti. Richiamo del posseduro e soldato di riserva. Allora, ora passiamo alle carte mostro. Questa, la prima, è nuovo Neos Eroe Elementare, che l'ho presa alla fiera del fumetto Romix. È vero che comunque non vale tanto perché la pagai 1 euro, però diciamo l'ho voluta mantenere all'interno della sua bustina, poiché diciamo, intanto la scritta è dorata e non nera come altre carte,
anche i bordini sono dorati, quindi diciamo, è diversa da questo punto di vista. Quindi finché non avrò un album nuovo dove inserirla, la terrò così. Poi ho Toro delle Lame, Distruttore Fotonico, Imp Filo di Sega, Yusenshi Kama 1, Marshmallow, Uomo di Sabbia Koa Koaki Meru, Rino Alato, poi Kainatsu Male Branchi dell'abisso bruciante, Destino Koaki Meru, Guardia della Carta, Predone Lamadisco, questa qui, Genex Alleato Infiammatore, Cavaliere dei Grefer, Trappolatrice Mirmeleo, Yuseju Kama 2, Yuseju Kama 3, Opera la diva melodiosa, Abitante delle profondità, Pupazzo di neve, Fantasma trucco, Saggio della frontiera, DD Melma negro, DD Melma mulinello, Annientatore fotonico, Amari Leas, Ansatsu l'assassino, Tsukuyomi, Anziano dei Sei Samurai, Mago Gagaga, Bestia Cristallo Aquila Cobalto, Guerriero Sintonia, Porco Spino Gabullone, Aie di Ferro, Bago Verme Elettromagnetico, Chip Chip Chip, Cerbero Mistica Bestia, Cavaliere da Regina, Cavaliere del Jack, Golem Go Go Go, Risonatore Oscuro, Chierico Psichico Silenzioso, Strega Psichica Serena, Tridon Atlantico Leggendario, Wattalpa, Samurai Super Pesante Grande Benkei, Freya, Spirito della Vittoria, Difensore Cavaliere Magico, Stregosauro Oscuro, Orca Aerea, Ride Raptor, Lanius Evanescente, Samurai Super Pesante Anima Perfora, Jerry Uomo Fagiolo, Espro Possium, Smart Cell Morfotronico, Velocidroid doppio yo-yo, Express Droid, Artista Amico Secondasino, Araldo della Luce Arancione, Bushi l'Immortale, Cyber Fenice, Ala Aurora, Ciambellano dei Sei Samurai, Terra il Terribile, Valkyrie Antenati Nordic, Trappolatrice Nepenthes, Supei, Tartaruga la Volta, anche questa fa parte sempre della prima stagione, la prima serie, ed era una carta di Yugi, se non ricordo male, Statua Barriera d'Inferno, Squaro Lanciere, Spada Serafino delle Stelle, Spirito dei Sei Samurai, Soldato Semplice Shin, Soldato Cannone, Soldato Accensione Dinamo del Terrore, Sirenide Abissocea, Signora DD, Siepe Guardiana, Scudiero di Shin, Scout Serafino delle Stelle, Saggio Serafino delle Stelle, Roditore Spaventoso, Riciclatore di Magia, Range, Custode del Mondo Oscuro, Remora Exisa,
anche se devo ammettere sembra più un pesce martello. Re del fuoco Adar Karunix, picchiere atlantico, pesce cyborg lanciatore, piccola fata, velocidroide dado tre occhie, uminotauro, velocidroide terratrottola, samurai super pesante gigaguanti e congegno rosso. Congegno verde e congegno giallo non so più che fine hanno fatto perché li persi tanti anni fa. Infine possiamo passare all'album, che qui dentro ci sono le carte Yu-Gi-Oh! Che mi sono piaciute di più in assoluto. Dall'inizio sono quelle un po' più particolari, fino alla fine quelle un po' meno particolari. Quindi per questo motivo partiremo dalla fine. Quindi abbiamo uno scimmione lottatore, una forza della profezia, la fratellanza pugno di fuoco caribou. Si sì, mette a fuoco anche il nome, non sarebbe male. Ma ho anche un dote totengo, uno squalo martello, drago magno, biblioteca reale magica e confronto DC, ciambelle della morte. Passiamo a un'altra carta della fratellanza del pugno di fuoco, questa per il lupo, forza esiliata. Alcune carte, come state, qualcuno di voi avrà notato, non c'è bisogno di mettere a fuoco perché conosco la carta a memoria. Perché diciamo, le ho usate parecchie, quindi me le ricordo. Poi ho Epuratore della Radianza, Tartaruga UFO, Bestia Cristallo Mammut Ambra. Questi sono Elfi Gemelli, peccato che sono parecchio rovinati. Poi un'altra Bestia Cristallo che è Tartaruga Smeraldo, Consigliere di Scienna. E un'altra bestia di cristallo è un carbuncle rubino. Poi abbiamo un Gardna Zero. Abbiamo un'altra carta del fuoco schermidore. Purtroppo la prima parola non riesco a leggerla, che è rovinata la carta. Poi abbiamo fratellanza, un'altra fratellanza del pugno di fuoco, in questo caso abbiamo Rinoceronte. Poi abbiamo Garrot, guerriero fedele della luce. Abbiamo Goblin Derg, rottame delle lame. Il calcolatore, questo è un effetto molto bello, molto particolare, che il suo attacco è punto interrogativo ed è pari al livello di tutte le carte presenti sul terreno moltiplicato per 300. Quindi ci stanno ad esempio due draghi bianchi o occhi blu e questa carta, quindi avremo 8, 8, 16, 2 e 18 per 300, quindi avremo all'incirca 3 per 8 e 24 e intorno ai 5600 5400 punti di attacco, quindi sembra molto debole, ma è molto molto potente. Poi guardiano della roccaforte e Thunder Blue T45. Ora passiamo ad altre pagine. Un guerriero livello, Bucingi Warga, Battlestorm,
Ghoul Orrore Umbral, Bushinji Ofide, Bugrot di Terra, Gamr delle Bestie Nordic, Gardna Gagaga e Fulminatore Telecinetico. Torniamo con le Bestie Nordic, quindi qui abbiamo Wolfenix delle Bestie Nordic. Poi abbiamo Guerriero Sonico e Predone d'Ascia, e se non sbaglio anche questa della prima serie. Poi abbiamo Bush l'Immortale, il Calcolatore, e questo è più o meno l'effetto della stessa carta di prima, però questa cosa varia a seconda dei ranghi dei mostri Xyz scoperti e controllati dal tuo avversario per moltiplicarlo per 300. Quindi a seconda del molto utile anche questa. Il drago abitante della caverna. Poi abbiamo ingegnere ingranaggio antico. Poi abbiamo informe orrore umbral e il favoloso corvo. Ora abbiamo i sei samurai, quindi Yaritza, Yaishi, Nisashi, Kamon, Iroh, poi Idolo Pungente, Guerriero Sfrecciante, Guerriero velocizzato, e anche questa purtroppo è parecchio rovinata. Buten, invasore del potere, speriamo lo metta a fuoco presto, ok. Intercett pomodoro, impachi carbone, Kugyaku Kugyaku, lama oscura, L'agile manta, Bazoo il mangianima, Behemoth bifronte, l'agile pescatore. Poi di qua abbiamo l'atmosfera, Mador raggio di luce, Post bruciatore, Kuribu, Steamroid, uno dei sei samurai leggendari, che è Kageki, Impachi Cyborg di legno, Insetto Mordidore, Ratto Gigante, Mago Apprendista, Caccia di Gialo, Mago Fuoco Rapido, Mano dei sei samurai, Capitano Saccheggiatore, Mercante Magico, Combattente Zubaba, Spirito dell'Acqua, Mago delle Frequenze. Torniamo all'altra pagina. Quindi abbiamo Mimic, sì. Pesce Luna Ago, Pesce Cyborg Arciere, Meccacciatore, Pesce cyborg impiantatore. Qui invece abbiamo mangia livello, Parsec drago interstellare, Magidolce cioccopollo, Mago Chaleon, Pistolero sincro, Piccola chimera, Pesce rosso di latta, Polverello verde, Pomodoro mistico, Mago del sangue, Succhia sangue, Soldato ingranaggio antico e Ipersincron.
che comunque una macchina runa è necessaria per evocare i mostri Synchron. Poi abbiamo Gigante Gogogo, Guerriero Fortezza, anche questa molto particolare e un holo molto particolare. Ala Nera, il Turbine, Pugile Indomino Ambidestro, Pugile Indomino Allenatore, che purtroppo anche questa è rovinata la parte dell'effetto, Pugile Indomino Contraccolpo, Breger Guerriero Magico, Pugile Indomito Casco, Pugile Indomito Mascella di Vetro. Poi qui abbiamo Arcidemone Ereditiera, Drago Maestoso, che è fondamentale per evocare il Drago Stellare Maestoso, che è un sincro si evoca tramite questa carta, e Drago Polvere di Stelle, Rottame Synchron, Zomba Bau, Pesce Volante Dorato, Custode Infernale Eroe Malvagio, Trapano Giumbo, Cyber Drago Drey, Rosa di Cristallo, poi abbiamo Mantigora dell'Oscurità, Spada in Agguato, Lanciere Gambara, Grande Shogun Shien, Samurai Super Pesante Anima Spacca Guante, Cartaudo D, Pesce Volante Dorato. Poi abbiamo Artistamico Pesce Spada, Lucertola Folata, Ippogrifo Chimerica, purtroppo anche questa è rovinata. Poi abbiamo Squalo Kraken, Antica Scimmia Scarlatta, Serpente Spirale, Gran Maestro dei Sei Samurai, Drago Coniglio, Enishi Cancelliere dei Sei Samurai, Temerario Shien, L'Ingannatore. Ora presto arriveremo tra quelle un po' più particolari barra rare. Poi, perché qui abbiamo Drago Limite e Schwarz Shield, Shiryu Mech Pirotecnico, Mago Ordine nel Caos. Qui abbiamo Pescatore Leggendario 3, facente parte sempre della prima stagione, Parsat Cavaliere Volante, Guerriero Dorodò, Burattinaio della Perdizione, Grifon Fiamma Chimerica, Pescatore Leggendario. Poi abbiamo Trance lo Spadaccino Magico, Chimera Kadiltron Ingranaggio Antico, Maschi Rettiliana, Caius Mega Monarca. Poi abbiamo un drago bianco occhi blu, il paladino del drago bianco, numero 39 Utopia, numero C39 Raggio Utopia, numero 96 Nebbia Oscura, Cavaliere Gemma Perla, Re degli Inf Selvaggi, Temtempo il Dishin dei Dampure, Tambure, Farfallo Operativo Fotonico, Squalo Cesare, Shien Ombra dei Sei Samurai, questa è la carta Xyz che mi è uscita dal
dalle carte e dal deck di